Siete nuovamente collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Campoli in Bocale, agro del comune di Reggio Calabria. Sono in compagnia di Domenico Geri di Regione del Pallone, ben ritrovati. Ben ritrovati Ivano Verducci. Vi riferiamo sulla partita ASD Bocale Polisportiva Melitese, valevole per il campionato Under 19, campionato regionale. Risultato del primo tempo 2-0 al termine dei primi 45 minuti di gioco, con le reti all'undicesimo di Perla e al trentesimo di Polimeni. Un Bocale che ha sfiorato più volte anche la terza rete, ma anche la Melitese in determinate circostanze è riuscita a rendersi pericolosa dalle parti di Stefano. C'è stato un cambio nell'intervallo, nel Bocale è entrato il numero 16 Diego Iuculano al posto del numero 11 Antonio Polimeni, l'autore del secondo gol. Tatticamente non cambia nulla, in quanto anche Iuculano, come Polimeni, è un esterno che può giocare tranquillamente sia in fase offensiva che difensiva, anche se predilige più quella d'attacco. Inizialmente la Polisportiva Melitese è rimasta rintanata nella propria metà campo, abbottonata, prudente, in attesa di colpire in contropiede, poi è venuta fuori con un paio di incursioni sulla fascia. Sì, diciamo che non c'è stata la Melitese per almeno 30 minuti, poi qualche azione d'attacco è stata creata, dobbiamo ricordare anche un'occasione dubbia in aria, in cui forse poteva anche essere dato un calcio di rigore, perché se lo era creato Scaramozzino, l'arbitro era lì vicino, ha ritenuto di no. Vedremo, vedrete diciamo dalle immagini se poteva essere calcio di rigore, però nulla di che, diciamo che fino ad ora il Bocale merita questi tre punti. Vediamo come continuerà l'incontro. C'è stata anche una sostituzione da parte della Melitese, è entrato il numero 14 che dovrebbe essere a Bufares. Le formazioni del primo tempo ce le legge Domenico Geria. Sì, nel primo tempo le squadre sono scese in campo allora con Melitese con Manti, Sergi, Meduri, Aziz, Borruto, Costantino, Vincenzo Gurnari, Barreca, Said, Scaramuzzino e Giuseppe Gurnari. Già nel primo tempo la Melitese aveva operato una sostituzione al 35esimo con l'ingresso di Sclapari al posto di Sergi. Il Bocale rispondeva con De Stefano, Megale, Perricone, Lombardo, Caroleo, Zuccalà, Vono, Fragomeni, Lori, Perla e Polimeni. Polimeni che, come detto, nell'intervallo è stato sostituito da Iuculano. Due gol di ottima fattura sull'azione manovrata e anche qualche altra occasione per mettere il risultato in cassaforte. Sì, molto ispirati i due calciatori Perla e Perricone sull'asse destro del Bocale, hanno messo in grande difficoltà la difesa ospite. Da loro sono partite le azioni più interessanti e più importanti, bene anche Lombardo in mezzo e Polimeni a sinistra. Dirige l'incontro il signor Domenico Fabio Macrina della sezione di Reggio Calabria, una delle migliori giacchette tra virgolette degli ultimi anni. È un giovane arbitro che sta dirigendo con polso fermo la partita. Su di lui diciamo c'è il dubbio dell'episodio del rigore non dato alla Melitese e anche un altro forse che poteva starci per il Bocale, quindi questi due errori, però in sostanza la direzione è stata finora corretta. Tre minuti e 30 secondi nella ripresa, non si sono visti particolari sussulti in questo scorcio del secondo tempo? Ancora no, poche emozioni, anzi quasi zero in questo inizio ripresa, qualche intervento falloso a centrocampo. Intanto vediamo che il Bocale sta per operare la seconda sostituzione con Tommaso Ferraro che prenderà il posto di Demetrio Lombardo, se non vado errato. Quindi una sostituzione anche in questo caso non cambia l'assetto tattico della squadra, in quanto Ferraro è un altro centrocampista molto combattivo, dinamico, dal piede buono, che dalla distanza sa far male all'avversario. Al pit stop di solito entrano in funzione le Bridgestone, Firestone, Dunlop, Michelin.
Sì, in questo caso stiamo parlando di tanti ragazzi giovani, quindi sono un po' tutti gomme fresche, potremmo definirli così, tutti copertoni freschi da utilizzare, ovviamente dopo un tempo in questo inizio di ripresa qualcuno può cominciare ad accusare un po' di fatica, che è lecita. In questo caso credo la sostituzione sia dettata più che altro dall'ammonizione che Lombardo ha ricevuto nel primo tempo. Ci sarà ancora da combattere lì in mezzo, quindi un cartellino giallo poteva pesare nell'economia della partita. Non c'è da sistemare nessun alettone, nessuna mascherina? Per il momento no, perlomeno dalle parti del Bocale si continua a giocare con lo stesso assetto tattico, con, come detto, Iuculano che ha preso il posto di Polimeni, adesso Ferraro al posto di Lombardo. Tatticamente non è cambiato nulla nella squadra di mister Bevacqua e Lauteri. Tiro sbilenco sconclusionato che non incanta proprio nessuno, e men che meno l'attento De Stefano, che ha tutta la buona volontà di mettere in vetrina le sue qualità tecniche. Sì, era un tiro che poteva essere pericoloso, il calciatore non l'ha presa benissimo, probabilmente l'ha colpita più col collo esterno, quindi dando un po' di effetto al pallone. La traiettoria è stata terminata direttamente fuori, il pallone abbondantemente al lato, però certamente poteva essere pericoloso. Intanto adesso è Perla che si impossessa del pallone, se allunga forse riesce però a metterla in mezzo a vuoto due difensori. Lori non controlla, appoggia all'indietro su Ferraro, il tiro di Ferraro, Murato. Abbiamo detto al suo ingresso, Ferrari, uno che dalla distanza può fare davvero molto male agli avversari. Grande protagonista nel campionato Under 17 Elite, con il Bocale attualmente quarto in classifica. Un tiro di alleggerimento che ha creato qualche un po' di panico. Sì, un po' di panico, perché se non si sanno comunque, non si riesce a gestire bene certe situazioni che sono potenzialmente non pericolose, si sa che l'errore può scappare in qualunque momento. Lo stesso Bocale, ad esempio, domenica contro la Bovalinese ha sfruttato un errore in disimpegno del portiere della Bovalinese per poter passare in vantaggio in un'azione che non era assolutamente pericolosa per la squadra ospite. Un errato disimpegno che ha portato la Polisportiva Meritese ad approfittare per cercare di rendersi pericolosa. Sì, ora vediamo questo calcio di punizione con Said pronto a battere, sono tutti nella zona sinistra dell'area, sono in quattro a formare un trenino, sono pronti ad entrare, parte la battuta, non riesce a colpire di testa Gurnari. Palla che comunque il Bocale mette in fallo laterale. La Melitese è entrata con un piglio diverso in questo secondo tempo, sta cercando di attaccare, di fare la partita, di fare la sua bella figura. Contropiede, deve uscire dai pali Manti, la riesce a salvare ancora la partita con questo intervento su Lori, arriva prima, fallo laterale in attacco per il Bocale. La sindrome di Pippo Inzaghi. Sì, era forse un po' più avanti rispetto alla linea dei difensori Lori, l'arbitro però dalla sua posizione non ha valutato in maniera corretta. Lori poteva sfruttare l'occasione, per un senso di giustizia sportiva, diciamo che la Melitese ha sventato il pericolo, il portiere Manti è uscito bene e adesso si propone in avanti la Melitese, che trova un contropiede, un 4 contro 4. Viene chiuso in seconda battuta da Ferraro, calciatore biancorosso, sfuma questa opportunità, un passaggio impreciso che non ha sortito gli effetti sperati, poteva riaprire la partita la Melitese con questo contropiede. 21 giocatori nella metà campo del Bocale. La Melitese in avanti, intanto viene colpito in faccia dal pallone l'arbitro, interrompe il gioco, una pallonata da distanza ravvicinata, ha bisogno di piccolo intervento da parte della panchina del Bocale, un po' d'acqua per ripristinarlo. Come dicevamo anche nel primo tempo, con questo freddo il minimo
il minimo contatto può far male, e una pallonata in faccia da distanza ravvicinata fa davvero male. Chi ha giocato a calcio lo sa. Ma quando si hanno 20 anni tutto va liscio come l'olio. Sì, per fortuna i tempi di ripresa sono abbastanza rapidi per i giovani, quindi tanto vediamo una nuova iniziativa. Stavolta Lori sembra partito in posizione regolare, l'arbitro ha lasciato giocare, uno contro uno di Lori, va sul fondo, si ferma nuovamente, aspetta un compagno, prova a saltare ancora l'avversario, ha cercato in maniera un po' egoistica Lori questa volta di fare tutto da solo, c'erano dei compagni in area, viene fermato. Un piccolo sketch a cui non ha boccato l'arbitro. Sì, sì, diciamo che il contrasto da parte del difensore è stato corretto perché ha coperto il pallone, quindi non c'era assolutamente fallo sull'attaccante del Bocale, che è finito a terra per un normale contatto fisico, ma assolutamente nulla di irregolare da parte del difensore. Reality show in cui possono incorrere gli arbitri, ma non macrina. Sì, a volte gli errori degli arbitri sono macroscopici, soprattutto in certe situazioni. Intanto ancora pallone di testa di Ferraro, dal fondo crossa Fragomeni, Manti blocca il pallone, rinvia subito, esce Caroleo dalla linea difensiva e di testa spedisce il pallone in fallo laterale. Urlo tarzanino da parte dell'uomo ragno Manti. Sì, per chiamare palla mia, come al solito devono fare i portieri. Volevo farti notare comunque che è rientrata in questo secondo tempo la Melitese con un piglio davvero diverso. L'abbiamo vista che attacca tutti i palloni, sembrano essersi svegliati, come si suol dire, però dall'altra parte invece si nota come il Bocale giochi veramente a memoria. Basta un pallone dato verso Perla o Lori per mettere in difficoltà la retroguardia. Prima, come avevi detto, Lori cercava anche di strafare, poteva fare meglio in quell'occasione precedente in cui in aria si è lasciato poi controbattere bene da Costantino, il quale lo ha ben guardato, ha lasciato che la palla poi finisse fuori, quindi è stata rimessa in campo poi da Manti. Niente, per ora mi sta piacendo questo secondo tempo, come ha cominciato questo secondo tempo la Melitese, anche se fa una fatica doppia rispetto al Bocale nel trovarsi nei passaggi. Si fa un po' fatica a seguire i Mosquitos e gli Spitfire. Sì, sono molto, molto veloci, molto rapidi, soprattutto i calciatori più tecnici delle due squadre. Adesso Vono, con un gioco di prestigio, è riuscito a guadagnarsi un calcio d'angolo chiuso da due difensori della Melitese che per poco non si sono ostacolati a vicenda, favorendo il calciatore di casa. Tiro dalla bandierina da parte di Vono, in mezzo all'area tutto solo, sbaglia il tempo del colpo di testa Ferraro, non ne sa approfittare il compagno appostato nei pressi della porta. Il rilancio però finisce nuovamente dalle parti di Ferraro, che duella col fisico, recupera la sfera Perla, chiuso da due avversari, tenta la ripartenza adesso la Melitese, fermato fallosamente da Perla, che probabilmente riceverà il cartellino. Viene ammonito infatti un fallo tattico da parte di Perla. Fallo tattico che tuttavia la dice lunga sul nuovo approccio, come ha sottolineato il collega Ivano Vertucci, della Polisportiva Melitese, almeno per quanto riguarda la seconda frazione di gioco. Sì, anche una Melitese più attenta in difesa rispetto alla prima frazione. Bocale ha creato un paio di occasioni in questa ripresa, ma non si è davvero reso pericoloso mai dalle parti di Manti, mentre l'attenzione difensiva, vediamo, vengo smentito subito da questo errore che può creare una situazione pericolosa in favore del Bocale. Diciamo, l'attenzione difensiva della squadra ospite può portare, vediamo, ecco, come dicevamo, un errore che ha
il primo errore della Melitese in questo inizio ripresa, e porta al 3-0 firmato da Lori il cross di Perla, la girata di Hermes Lori, decimo gol in campionato per lui. . 3-0, partita finita. Sì, la partita è finita, diciamo, mancano ancora un bel po' di minuti, però il risultato è in cassaforte, il Bocale è superiore alla Melitese, naturalmente lo sapevamo. Boscoff diceva partita finita quando arbitro fischiato. Sì, ancora potrebbe succedere di tutto, però certo un terzo gol adesso dopo al primo errore commesso dalla squadra ospite in questo secondo tempo può essere psicologicamente una brutta botta, riuscendo a riaprire come ad esempio in questa circostanza un pallone perso stupidamente dal Bocale, riuscire a riaprire adesso la partita però rimetterebbe in carreggiata la Melitese. Rinvio Sbilenco, sono in quattro della Melitese in quella zona di campo, pallone messo in mezzo, non riescono a sfruttare le poche occasioni che sono riusciti a creare, non sono stati bravi a sfruttarle, va detto questo, il demerito della Melitese è probabilmente questo in questa prima ora di gioco. 3-0 nel periodo di maggiore pressione da parte della formazione ospite. Sì, come dicevamo prima, la Melitese cercava, aveva cominciato a fare qualcosa, ecco, a giocare in qualche modo, un piglio combattivo da parte dei giovani melitesi, in particolare di Gurnari, Vincenzo e di Costantino anche, l'abbiamo visto attaccare la palla. Certo, gli errori si vedono sotto l'aspetto dei passaggi, ecco, spesso sbagliano i tocchi e non riescono a creare le occasioni d'attacco, a differenza del Bocale si trovano a memoria. Altra cosa, di una nota di colore che stavo guardando, è oltre alla maglia, giustamente avete detto, della Croazia, ed è così, questa maglia quadrettata, molte frazioni di Siena, del Palio di Siena, utilizzano questi colori con quadrettati, ecco, e anche una nota simpatica forse quella della Melitese, che oggi veramente è stata disarcionata dal cavallo da parte del Bocale, che ora domina veramente su tutti i palloni. D'altra parte il risultato non è stato mai in discussione. No, è stato bravo il Bocale nell'approcciare benissimo alla partita e nel mettere sotto la Melitese a livello di occasioni da gioco, perlomeno fino a trovare i primi due gol nella prima mezz'ora. Si è svegliata in maniera tardiva la squadra ospite, intanto arriva la sostituzione, esce Perla, al suo posto entra Lofaro, Pietro Lofaro, un altro attaccante, un altro ragazzo molto interessante. E per Perla dunque si chiude la partita, un gol, un assist per lui, ancora una prestazione da protagonista, ma non per evitare il secondo cartellino giallo, è una scelta tecnica, probabilmente anche per lasciarle un po' di riposo, un ragazzo che come detto si impegna sia con il settore giovanile che con la prima squadra in maniera costante, quindi viene un po' spremuto a volte dai tecnici del Bocale, quando c'è la possibilità di concedergli un po' di riposo è giusto anche consentirgli di approfittarne. Infatti oltre al Bocale c'erano almeno due o tre squadre che ambivano ad assicurarsi i servizi di questo fuori classe, possiamo definirlo così. Sì, il Bocale ha vinto la concorrenza di altre società, poiché Perla si era già messo in mostra lo scorso anno con la calcistica Spinella in questo stesso torneo, dunque è stato un bel colpo messo a segno dal Bocale. Non dimentichiamo che il tecnico del Bocale è mister Laface, che conosce bene i ragazzi di Mellito, quindi anche il suo contributo d'esperienza sarà servito in questo senso. Risultato nel freezer a questo punto. Sì, ormai i tre punti sono scontati.
c'è soltanto da vedere se ci sarà qualche bella azione d'attacco. Prima si trovavano addirittura da soli due giocatori del Vocale, che erano Lofaro e Lori. Si sono trovati da soli là in aria e non ne hanno approfittato, quindi la partita comunque proseguirà a questi livelli. Vorrei in effetti ritornare sul discorso di Perla. È stato importante per il Vocale trovare in La Face una sponda giusta, perché non solo in prima squadra è riuscito a portare anche Peppe Foti nel Vocale di eccellenza, e questi giovani La Face ne capisce, un giovane promettente come Perla. E vorrei anche rimarcare un'altra cosa, da notare che tra i sostituiti c'è Lori e Perla, che è stato ammonito giustamente come avete detto, e anche Polimeni. Quindi sono anche delle cose importanti queste, che fa vedere la grandezza tra virgolette della società, dei tecnici. Sostituire due ragazzi ammoniti credo che sia comunque, secondo me, una scelta importante, quella per di evitare magari il doppio cartellino giallo. Siamo intorno al 75esimo, quindi la partita si va incanalando verso la vittoria del Vocale. Sì, il Vocale con questa terza rete di fatto ha spento le velleità degli avversari, che non sono ancora riusciti ad affacciarsi dalle parti di Stefano in maniera convinta, per tentare perlomeno di vivacizzare il finale di partita. Un risultato messo in ghiaccio, noi in tribuna ovviamente siamo in ghiaccio già dall'inizio con questo bel venticello. Nel frattempo continuano le sostituzioni nel Vocale, sta per entrare in Balzano al posto di Fragomeni, se non vado errato. Un altro elemento importante della squadra che esce per rifiatare al suo posto, appunto, in Balzano, è la dimostrazione anche di quanto i tecnici abbiano vogliono dimostrare a chi non è partito dal primo minuto, che comunque hanno fiducia e contano anche su di loro, sul loro apporto in un campionato che non è lunghissimo ma è certamente impegnativo. Sotto il profilo delle energie psicologiche e non solo fisiche. Bravo Pasqui! E dov'è finito questo tiro nel buco nero della Galassia Nana? È un'occasione, ecco, quella che dicevamo, proprio per riaprire la partita e poter vivacizzare il finale. Il palo colpito dalla Melitese grida vendetta in un certo senso, una vendetta che il compagno di squadra non è riuscito a portare a termine, insaccando sulla ribattuta del legno, invece ha spedito sul fondo in maniera imprecisa. Una buona chance, la prima buona chance della ripresa per la Melitese. Due occasioni nella stessa azione. Sì, incredibile questa, il gioco di Scaramuzzino eccezionale veramente, è riuscito a colpire la palla in maniera che quasi dava l'idea di che sarebbe andata in rete, invece ha toccato il palo, poi ha avuto la porta libera, vuota, Gurnari Giuseppe, però ha sparato alto sopra la traversa difesa da De Stefano, e come avevi già detto prima continua ad avere i guanti impolverati. Qualcuno l'ha definito lo scugnizzo d'oro del calcio meletese. Sì, ha già esordito con i grandi, cioè ormai si può dire un veterano con la squadra di seconda categoria, sia lui che Vincenzo Gurnari sono dei giovani che a Melito devono crescere, e oggi aveva l'occasionissima per poter almeno segnare il punto, quel gol che magari forse può fare soltanto del bene alla squadra, naturalmente non a portare i punti a casa, perché oggi i punti non se ne portano. Esce Giacinto Pacchetti. Sì, è uscito dopo un'ottima prestazione per Ricone, e al suo posto è entrato Rosario Falcone,
anche in questo caso un cambio nello stesso ruolo, sono due calciatori con identiche caratteristiche, un esterno Falcone che sa inserirsi bene in fase offensiva e sa anche coprire bene all'occorrenza. Sfortunatissima però questa Melitese che dopo il palo di poco un paio di minuti fa di Scaramozzino ha colpito in pieno l'incrocio dei pali. Una squadra che sta ben figurando in un campo ostico come il rettangolo del Bocale. Sì, altra bella azione, Said dalla tre quarti, si può dire, aveva visto che De Stefano era fuori dai pali, ha provato il gol dell'anno, il tiro dell'anno. E la palla è andata proprio all'incrocio, un bel colpo. A questo punto veramente lo merita il gol la Melitese, non altro, naturalmente non frutterà, mi ripeto, dei punti, però è importante credo a livello psicologico per i ragazzi riuscire a segnare, perché per il proseguimento di questo campionato magari un gol segnato al Bocale in formazione ridottissima oltretutto credo che dia loro qualcosa in più, ecco, psicologicamente. D'altra parte De Stefano qualche minuto fa era salito sull'ascensore delle torri Petronas per andare a smanacciare un tiro che si andava facendo pericoloso. Sì, è stato poco impegnato De Stefano, però si è fatto trovare pronto nelle rare circostanze. Ora, su entrambe le conclusioni che si sono spente contro i pali della sua porta non aveva possibilità di intervenire, erano davvero imparabili, dei bellissimi tiri in porta della Melitese, due opportunità che avrebbero riaperto la partita, perché sul 3-0 sembrava tutto finito, come abbiamo detto più volte, però fossero entrate entrambi, adesso parleremmo di un 3-2 che a 20 minuti dalla fine potrebbe rimettere tutto in gioco, anche perché il Bocale ha sostituito mezza squadra, di fatto quella che era la squadra che abbiamo apprezzato il primo tempo non c'è più, anche se vediamo adesso la nuova iniziativa con Lofaro che duella per conquistare il pallone commettendo però fallo. Tante le sostituzioni, d'altra parte c'è posto per tutti in una squadra che sta facendo bene, il Bocale. Sì, ha cambiato sempre di fatto formazioni di partita in partita, poiché ha a disposizione un organico abbastanza ampio e va tenuto in considerazione ad esempio che in prima squadra fanno parte dei ragazzi come Zagari e Puccinelli del 99, come Mercurio e Wojcik del 2000 che difficilmente giocano nel campionato Under 19 ma che sono arruolabili e che sarebbero degli elementi che andrebbero ad alzare notevolmente il livello di questa squadra, però Mister Bevacqua con i suoi collaboratori preferisce puntare su quei ragazzi che vede quotidianamente e che negli allenamenti si meritano il posto, un merito anche a lui e anche a loro per dare fiducia ai loro ragazzi. Una Melitese in formazione ridotta, rimaneggiata a causa delle assenze per varie ragioni, per vari motivi, l'australiana, la cinese, la giapponese, la spagnola, secondo come la chiamano, l'influenza stagionale. Sì, la informazione rimaneggiata si vede anche dai cambi, ad esempio il Bocale è riuscito a fare giocare quasi tutti e sono 19 in distinta, quindi erano bellissimo questa rovesciata di Lori, una bella rovesciata, era centrale Manti. Ventotto e 40, sempre 3-0, un bel gesto tecnico, atletico, quello di Lori, che ha riscosso qualche timido applauso. Eh sì, Lori ha nel suo bagaglio tecnico anche colpi del genere, lui viene spesso rimproverato di sbagliare i gol facili e segnare quelli impossibili. Questa era una di quelle circostanze dei suoi gol impossibili, ne ha già mostrati tanti in questi anni a Bocale.
Il tiro era però centrale, dunque Manti ha potuto bloccarlo, però il gesto tecnico meritevole davvero di applausi. Se fossimo delle Alpi, al San Siro, all'Olimpico, al Cibali, alla Favorita, sarebbero scoppiati gli applausi. Eh sì, sarebbero stati applausi scroscianti per lui, per il suo gesto tecnico. In caso di gol, come si dice in gergo, sarebbe venuto giù lo stadio. Non siamo però a quelle latitudini, intanto vediamo una nuova opportunità. È stato bravissimo De Stefano a scegliere il tempo giusto per riuscire a anticipare l'avversario ed evitare il gol. Si era avventato come un falco sulla preda. È il buitre Scaramuzzini. Il passaggio era stato perfetto in verticale e lui ha scelto con precisione il momento dello scatto per non finire in fuorigioco e ha letto benissimo la traiettoria. Benissimo lui, benissimo anche, come detto, De Stefano, che è uscito col tempo giusto per prendere la palla e non commettere fallo. Comunque è stata fino a questo momento una partita, si può dire, di calcio champagne con le bollicine. Sì, partita molto divertente. Come dicevamo anche nel primo tempo, questo campionato a livello tecnico è scemato un po' negli ultimi anni ed è difficile assistere a partite belle ed equilibrate che possano offrire un certo tipo di spettacolo. Questa per fortuna oggi non ci ha fatto pentire di aver scelto di essere qui a sorbirci il freddo, però stiamo godendo davvero di un bello spettacolo offerto da questi giovanissimi, ricordiamo, parliamo di ragazzi di 18-17 anni, a volte anche 16. Ecco la nuova opportunità per la Melitese, era troppo defilato, però ha tentato il tiro e la palla è finita sull'esterno della rete. Continua a rendersi pericolosa la Melitese, che dimostra di avere un grande carattere, non ha mollato nonostante i 3 gol di passivo, è andata vicinissima più volte ad un gol che a questo punto forse... L'illusione ottica del gol. Sì, lo meriterebbe anche questo gol per quanto ha fatto in questo secondo tempo. Tante opportunità, non è stata capace di inquadrare lo specchio quando l'ha inquadrata a colpi di pali. Però un applauso veramente a questa Melitese che sta cercando di mettere comunque i bastoni tra le ruote al vocale nonostante il passivo. Un match effervescente e frizzante. Ivano Verducci. Sì, una bella Melitese nel secondo tempo, Gurnari, Vincenzo, anche Giuseppe e poi Scaramuzzino stanno facendo tanto, meriterebbero il gol come ha detto Geria. E niente, la partita è godibilissima. La Melitese non ha tirato in remi in barca nonostante il risultato, sta cercando di fare la sua partita e perché no anche un allenamento per i vari Gurnari, come dicevamo, Scaramuzzino, per preparare poi bene la partita di domenica di seconda categoria. Meritano il gol, lo dobbiamo dire, e non stanno facendo cattiva figura nonostante il 3-0. Ecco, il risultato possiamo dire che è bugiardo, non si mette in dubbio la superiorità di questo vocale. Guarda Lori come tra due avversari riusciva quasi ad andare solo contro Manti. Dicevamo, la superiorità del vocale è evidente, ma non sta sfigurando la squadra di Melito. Lori che colpisce come il cobra. Lori è uno di quegli attaccanti che sa essere veloce, sa essere tecnico, sa essere anche forte fisicamente. Si sa far trovare al posto giusto nel momento giusto dai compagni, che è una dote che è fondamentale per un attaccante di razza. Non si segnano così tanti gol solo per caso, perché ci si trova nel posto giusto per puro caso. Ci vuole anche quel certo fiuto che sicuramente Lori possiede in maniera innata. Bel gioco anche perché c'è un arbitro all'altezza della situazione.
anche se non ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per tenere in pugno il match. Sì, i ragazzi in campo in questo senso gli hanno dato una mano, perché non abbiamo assistito a una gara fallosa, è stata una gara corretta, agonisticamente e tecnicamente positiva, quindi anche per lui è stata una gestione abbastanza semplice, però va detto che nei momenti giusti ha saputo avere il polso fermo. Resta il dubbio su un paio di episodi nel primo tempo nelle due aree di rigore, ma per il resto la conduzione è stata ineccepibile. Diceva Pierluigi Collina, io l'ho vista così. Sì, alla fine la decisione dell'arbitro è quella che conta, a volte prendono degli abbagli enormi, quest'oggi possiamo dire questo giovane arbitro non sta sfigurando e con la giusta esperienza e maturazione potrà diventare un punto fermo dell'AIA calabrese nei prossimi anni. Continua ad attaccare la Melitese a caccia del gol della bandiera che però riaprirebbe un po' il finale di partita. Come detto, ci è andata vicina più volte colpendo pali, traverse, avendo diverse opportunità. C'è però adesso il Bocale in contropiede, il tentativo abbastanza velleitario. C'era lo scatto di Iuculano sulla sinistra, poteva essere servito meglio da parte di Lofaro. Cosa può succedere in questi 10 minuti, Ivano Verducci? Ma assisteremo naturalmente agli attacchi del Melite. Ecco Scaramuzzino, all'ultimo secondo proprio Costantino gli leva la palla, Zuccalà gli leva la palla, la possibilità di nuovo per Scaramuzzino di poter segnare. E un'azione d'attacco che sì. Il quarto gol viene evitato dalla fortuna, l'arbitro non ha fischiato il fuorigioco, anche l'azione precedente comunque Manti si trovava fuori dalla porta, fuori dai pali e ha provato da lontano Iuculano, forse si aspettava magari avrebbe segnato, invece ha voluto fare veloce e non è riuscito. Qua in questo caso voglio fare la critica a Manti, che non c'era alcuna necessità che lui uscisse dai pali, perché non c'è motivo. Comunque, cosa può accadere ancora, dici tu? Accadrà che sicuramente vedremo qualche altro gol, di questo sono convinto, anche perché vedo che non si vogliono fermare. Poi ci sono, non lo dimentichiamo, ci sono almeno 5-6 forse fresche da parte del Bocale. Assisteremo sicuramente a qualche altro gol. 37-15, 3-0 per il Bocale, riassume tutto Domenico Geria. Sì, il Bocale ha colpito due volte nel primo tempo, all'11° il colpo di testa di Perla sul calcio d'angolo di Perricone ha sbloccato il risultato, alla mezz'ora è arrivato il raddoppio con Lori che ha servito Polimeni, che si è presentato tu per tu con il portiere e con un diagonale ha trovato il gol del raddoppio grazie anche all'aiuto del palo. E nella ripresa è arrivato il 3-0 di Lori intanto, ed eccolo, è arrivato il 4-0 da parte di Lori, che ha approfittato di un errore del portiere e del difensore, si è impossessato del pallone con un pallonetto affreddato Manti, che era qualche metro più avanti rispetto alla linea, però un'esecuzione perfetta da parte di Lori, che poco fa ci ha deliziato con una rovesciata. Un altro bel gesto tecnico questo, arriva il 4-0 del Bocale. È il Buitre o il Cobra, 4-0. Sì, 4-0, a questo punto si possiamo dire che è chiusa la partita. Se c'era qualche speranza per una Melitese che non ha mai mollato per tentare di riaprire la partita perlomeno e renderla viva fino alla fine, 4-0 quando mancano 6 minuti e mezzo al 90° di fatto chiude l'incontro. Per Lori sono 11 i gol in 7 partite giocate. Ci prova ancora adesso il Bocale, che non pago dei 4 gol segnati, vuole arrotondare ulteriormente il risultato. Ricordiamo Bocale che ha il miglior attacco del torneo, che se non ricordo male è intorno alle 40 reti in sole 7 partite.
con queste di quest'oggi la quota 40 è stata superata abbondantemente. Crescono le quotazioni dei due gioielli del Bocale, Lori e Perla. Sì, un'altra prestazione d'alto livello da parte di entrambi. Perla sicuramente in questo girone di andata è stato quasi sempre protagonista della formazione biancorossa. Biancorossa del Bocale, ovviamente, visto che anche la Melitese è in biancorosso. Si ferma intanto Lori, dopo il contatto aspetta che l'avversario si rialzi da terra, si riprenda. Prosegue l'opportunità del Bocale, c'è l'offside di Iuculano. Dunque nulla di fatto, va a caccia del quinto gol la squadra di Bevacqua. Ha spezzato le gambe il quarto gol, il poker, Gassi. Sì, vabbè, il quarto gol ha spezzato le gambe. Diciamo che la Melitese non è che poteva ambire magari a segnare il gol della bandiera. Una dormita incredibile da parte di Costantino ed Aziz lì su quel pallone, lo hanno lasciato segnare. Non volevo, mi ricordo, attenzione alla nazione d'attacco di Scaramuzzino, riesce all'ambire il palo. E lasciamelo dire, barba, shampoo, sapone, frizioni e capelli, servizio completo. Domenico Geria. Sì, ancora una volta Melitese che non inquadra lo specchio della porta per quel golletto che magari non fa classifica, però a livello morale può comunque essere una piccola soddisfazione per una squadra che non ha mollato fino alla fine, sta continuando ad attaccare. C'è tanta determinazione in questa Melitese, anche molti buoni giocatori. Quest'oggi però la superiorità del Bocale si è palesata. Però resta sempre quel punto interrogativo: se la partita si fosse riaperta con quel palo, quella traversa, a che tipo di finale di match staremmo assistendo adesso? Purtroppo le occasioni fioccano non come la neve a Courmayeur e Madonna di Campiglio, ma ogni tanto una fiondata dal limite arriva. Sì, una fiondata arriva, la neve, sembra qui il tempo è gelido, nonostante ci sia stato il sole fino a un'oretta fa, veramente il freddo si fa sentire qui. Tornando al discorso di prima, allora Scaramuzzino ci ha provato da tutte le parti, assieme ai fratelli Gurnari, stanno cercando di segnare questo gol della bandiera. Io ricordo, qualche volta te l'ho detto, quella trasmissione che fa Striscia la Notizia del gufo, avevo detto prima sicuramente assisteremo a qualche gol, e in effetti è arrivato il gol, però è arrivato dalla parte del Bocale. Comunque il gol della bandiera, non lo so, può arrivare da un momento all'altro, ma bisogna vedere ora se l'arbitro darà qualche minuto di recupero, ma non penso. Non ci saranno balocche, profumi o strenne natalizie sotto l'albero, dovrà essere il frutto di un'azione manovrata. Sì, e fino a questo momento però la Melitese le occasioni che ha avuto e che, quando per imprecisione, quando per sfortuna non ha sfruttato, sono nate quasi tutte da azioni manovrate. Intanto in questo caso stavano per confezionare un nuovo regalo agli attaccanti del Bocale, sono riusciti a salvare la situazione in extremis. È una Melitese che, quando si propone in avanti, comunque ha un ottimo fraseggio, si affaccia spesso dalle parti di De Stefano, soprattutto in questo secondo tempo, con delle ottime giocate. Manca sempre però il guizzo vincente. Tanto ancora Bocale che prova ad attaccare con Iuculano di fronte a due avversari, si innamora del pallone, lo lascia poi al compagno, a Lofaro. C'è un fallo però, ripartita adesso la Melitese, la difesa del Bocale deve fare attenzione a non scoprirsi proprio in questo frangente finale, a caccia di un quinto gol che
teoricamente sarebbe anche inutile in termini di risultato, varrebbe solamente per i tabellini. È più giusto mantenere un certo equilibrio difensivo per evitare di concedere alla Mellitese quel gol che comunque, per quanto fatto in questo secondo tempo, ai punti meriterebbe. Sullo sfondo innevato la renna di Babbo Natale, che però ha portato una carrettata, anzi un sacco di carbone, alla Polisportiva Mellitese. Sì, il punteggio è pesante, si traduce più che altro in quello che è stato a livello di azioni offensive create da una parte e dall'altra. Se la mettiamo sul piano del gioco, la Mellitese non è stata così inferiore al Bocale, Bocale che ha dimostrato la sua superiorità, ma di certo la Mellitese non ha demeritato e nel girone di ritorno potrà duellare ancora per andare a recuperare sulle prime due della classe. Ricordiamo, in classifica la Reggio Mediterranea conduce con 18 punti, il Bocale 16 e la Mellitese a 12. A questo punto il Bocale, con questa che è la sua ultima partita del girone di andata, riposerà nell'ultimo turno, chiuderà l'andata a 19 punti con 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta. La Reggio Mediterranea probabilmente girerà a 24, vedremo se la Mellitese nell'ultimo turno riuscirà a chiudere a 15 punti, dunque riportarsi a meno 4 dal Bocale. 45-30, dunque il momento di tirare le conclusioni. Sì, un Bocale che porta a casa la vittoria, lo fa con autorità e dimostrando mezzi tecnici importanti. Un applauso comunque a questa Mellitese che ha fatto vedere delle belle giocate, delle belle azioni, un gran temperamento e la voglia di lottare fino alla fine anche contro la sfortuna e le avversità. Un Bocale che, ci tengo a sottolinearlo, dedica questa vittoria al calciatore Ivan Seminara, che è fermo per infortunio, la dedica da parte dei suoi compagni e della società. Per questa vittoria va a lui. Guadagna un calcio d'angolo ora la Mellitese quando siamo già un minuto e mezzo oltre il novantesimo. Potrebbe essere questa l'ultima grossa occasione per la Mellitese di segnare almeno il gol della bandiera. Sì, potrebbe essere, vediamo, va a battere Gurneri, abbiamo detto Giuseppe, ma no, perde palla. Bisogna dire che una Mellitese a due velocità, se così si può dire, nel senso, nel primo tempo è stata quasi inesistente, il secondo ha cominciato a macinare gioco, però è una squadra oggi forte in attacco, ma in difesa non c'è stata assolutamente. Vittoria meritata. Riassume le marcature in conclusione Domenico Geria. Sì, allora il Bocale ha segnato due gol per tempo vincendo 4-0 quest'oggi. All'undicesimo del primo tempo il colpo di testa di Perla sul calcio d'angolo di Perricone ha sbloccato il risultato. Alla mezz'ora il raddoppio di Polimeni con un diagonale che ha baciato il palo interno e si è insaccato. Nella ripresa la doppietta di Hermes Lori a segno una prima volta al quindicesimo minuto con una bella girata sul cross di Perla, pallone, un tiro di controbalzo che ha superato il portiere. E poi nel finale, al 38esimo, è arrivato il 4-0, ha approfittato di un errato controllo della sfera da parte di un avversario, si è impossessato del pallone e con un pallonetto ha superato il portiere Manti per il 4-0. Per lui sono 11 gol in campionato in 7 partite, 8 considerando quella vinta a tavolino che non si è disputata contro l'Archi. 11 gol per lui, 8 per Perla, 19 gol in 2 e siamo al girone d'andata. Vedremo nel ritorno se sapranno ripetere questi stessi numeri. Ha diretto egregiamente Domenico Fabio Macrina, vi ringraziano Domenico Geria, direttore del pallone. Alla prossima Ivano Verducci, grazie. E Domenico Salvatore, è proprio tutto dal Campoli di Bocale, e la linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo.